Ciao a tutti, in questo video vi farò vedere la potenza di queste batterie, praticamente le 18650. Ce ne sono svariati tipi di diverse marche, con correnti differenti, correnti di spunto differenti, correnti di cariche differenti. Io adesso ho trovato il manuale di questa, per esempio, la 18650 22F. Ho trovato un PDF che mi dice le caratteristiche. Allora, prima di tutto, quando fate esperimenti con queste batterie, è molto importante sapere quello che si fa. Se non si ha un minimo di esperienza di elettrotecnica, è un casino. Quindi dovete fare molta attenzione, soprattutto a non unire il più col meno. Voi direte, vabbè, più e meno è molto distante come parte, però in realtà non è così perché sono molto vicini il più e il meno. Se io tolgo questa pellicola, questo anellino, il più e il meno praticamente sono solo isolati da uno lieve strato di plastica. Questo è il più e questo è il meno. Vedete come sono vicini? Basta solo fare così che la batteria va in corto. Per quello che mettono questi anellini per proteggere più e meno. Ok? Dunque fate molta attenzione anche quando saldate il filo di non scaldare qua perché potreste mettere in corto subito la batteria. Allora, tanto per cominciare, vediamo la scheda tecnica di questa batteria che mi dice capacità nominale 2200 mAh, minimo 2150, volt nominale 3,6, carica continua, massimo voltaggio 4,2, corrente di carica standard 1100 mAh, corrente di carica rapida 2200 mAh. Allora, tempo per carico standard a 1100 mAh ci si impiega 3 ore, tempo rapido di carica a 2200 mAh ci si impiega 2 ore e mezza. Poi c'è la massima corrente di scarica, diciamo, che puoi tenere al massimo per tot fino a quando si scarica la batteria e sarebbe di 4400 mAh. La batteria in realtà può arrivare fino anche a 10-20 ampere, solo brevi attimi, praticamente solo pochissimi secondi. Un'altra cosa importantissima quando mettete via queste batterie, non mettetele così sparse nei cassetti, nelle borse, così perché potrebbero andare in corto, sempre per quel fatto che vi dicevo prima. Allora, o le prendete, le mettete nei cassetti, ordinate bene tutte così, per esempio, in modo che più o meno non possano andare in corto. Se mettete quella un'altra qua, se ne mettete un'altra qua, la potete mettere così. Dunque è importante quando si mettono via sapere come disporle. Allora, ora l'esperimento che vi faccio vedere. Ho preparato questi slot che possono contenere fino a 3 batterie, ogni slot 3, 6, 9, 12 batterie. Ho collegato dei fili dello 0,035 0,35 dovrebbero essere, perché ora vi farò vedere quanta corrente si può prelevare da queste batterie. Se avessi messo fili più grossi, il cortocircuito sarebbe molto più alto. Dunque con questi fili qua si scalderanno un po', ma almeno evitano dei picchi bruschi sulle batterie. Ora le metto dentro tutte.
questo qua bianco, bianco, meno il bianco, meno più, meno più. Poi dentro c'è scritto qual è il meno e più, meno più. Ok, poi meno e più. State molto attenti a inserire le batterie, perché se sbagliate a metterle al contrario fate proprio un corto e si scaldano, si scalda subito. Se ne accorgete subito, però state attenti a non metterle al contrario. Ok, adesso meno ancora il rosa. Meno più. Più. Meno. Ok. Proviamo col tester la tensione. Più. E meno. 4 e 1. Ok. Ora ho attaccato dei coccodrilli sul tester e vado a metterli su una batteria. Allora, più e meno. Ok, 4,15. Ok, ora che mi sono posizionato bene, facciamo l'esperimento. Allora, vedete la corrente? 180-170 ampere, 2 volt, è scesa 2 volt la tensione di quella singola batteria. Bisogna stare per pochi secondi perché si scaldano subito i cavi. Controllate le batterie se si scaldano, sono tiepide. Proviamo un'altra volta, vediamo bene gli ampere quanti sono. Allora, 180, 160, 180 ampere abbiamo raggiunto come spunto iniziale, che sono 15 ampere per batteria, sono 12 batterie. Ora facciamo l'ultima prova al buio, così vediamo un po' di fuoco. Facciamo ancora i guanti. Quindi, ritornando alla nostra tabella della batteria, l'importante è non superare i 4400 mAh, cioè 4A4 di scarica continua. Anche è importante la carica, di non superare i 2200, di non superare i 2200, perché le batterie, più le carichi con alta corrente, più si scaldano. Quello che volevo farvi capire in questo video è che queste batterie sono abbastanza pericolose. Quindi vi ripeto un'altra volta,
prima di fare qualsiasi cosa, dovete stare attenti, molto attenti. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.